Dunque, visto che questo è un canale fortemente artistico, oggi vi mostrerò, siamo qui a Roma chiaramente, la più brutta scultura che essere umano abbia mai concepito nel mondo, proprio non a Roma, ovvero la statua di Papa Wojtyła, se non erro fatta sotto le mani, che è quella. Abbiamo questa installazione artistica terrificante che non ha senso alcuno, ha il colore di, non lo so, un cobalto fogna, e dentro è concava per mettere un cerino spento e dei rami secchi. Chiamasi Conversazioni del grandissimo Oliviero Rainaldi, veramente una merda. Guarda la faccia, guarda che brutta faccia, guarda, guarda. Cioè è una cosa oscena, veramente un abominio. Infatti la usano per pisciare i vagabondi. Per oggi è tutto, Piero Angela vi saluta, alla prossima puntata. Tanto non t'amo più. Non mi ammazza, non mi ammazza. Per anni questa voce è stato il mio incubo. Un medico mi disse che con le corde vocali arrugginite che mi ritrovavo potevo fare tutti i mestieri tranne quello dell'attrice. Se lo racconta in giro gli gridai io m'ammazzo e mi buttai per terra a piangere come una pazza. Ma come nelle favole, un bel giorno Antonioni cercava la voce della benzinaia per il grido. Serviva perciò una voce particolare, un po' sfiatata, abituata all'aria aperta. La mia era l'ideale. Durante il doppiaggio mi arrivò un suo commento dalla regia, che era alle mie spalle. Ha una bella nuca, potrebbe fare del cinema. Mi pare di avergli risposto, e di faccia ci starebbe sempre il mio partner. Vai. Buongiorno. Siamo reduci dalla mostra su Monica Vitti, la Dolce Vitti. Mostra decisamente interessante, considerando anche l'ingresso gratuito, per chiunque di Roma la consiglio. Piccolina, ma racchiude in sé la sensibilità di una grande attrice che è riuscita a passare dal dramma al film intimista di Antonioni alla commedia, commedia all'italiana con varie sfaccettature. Per quanto mi riguarda, lei è nel pantheon delle attrici più grandi della storia del cinema, è quella che preferisco. Il suo ruolo più interessante, sempre dal mio punto di vista, è quello del film di Scola, Dramma della gelosia, Adelaide, dove ha questo personaggio molto sfaccettato. Questo film di Scola racchiude in sé la tragicità, infatti è un film tragicomico, come del resto la vita, la tragicità dei rapporti sentimentali, dei rapporti umani, sulla doppiezza dell'amore. In un certo senso questo è una specie di menage à trois, questo film, in cui lei si innamora sia di Marcello Mastroianni, Oreste, questo diciamo comunista, muratore, tutto sporco, con capelli ricci, un po' come me poco tempo fa. Io t'amo come un pazzo! Oddio! Ah sì? E io mette mani! Oreste! Sei mozzica! Oreste! E vino! Magno! Essere unico! What a lovely day today! Dove? Ora, puoi fare tutto di me! Chiedimi tutto! Adelaide, domenica prossima vota comunista! Ma è anche combattuta con il un po' più fine Giancarlo Giannini. E appunto questa frase di Monica Vitti in cui dice: ma è possibile che un essere umano ami contemporaneamente due individui? E poi c'è la chiusura finale di questo incredibile film, che è molto tragica, che non andrò a dirvi, quindi ve lo consiglio. E secondo me lì Monica ha dato il meglio di sé, perché appunto è riuscita a passare da una recitazione comica, quindi fa proprio ridere in certi punti, no? Come la scena del di Dalino Fritto, no? Quando gli fa la proposta di matrimonio Marcello a lei,
a momenti appunto di estremo disagio che tutti noi abbiamo provato nella nostra vita sentimentale, nella nostra vita amorosa, e ci fa riflettere per, diciamo, sulle parole che tanti hanno detto nella storia del cinema, come Woody Allen, come Monty Python, come Billy Wilder, ovvero che la commedia è il genere più difficile da fare, è il genere più vero e è innanzitutto è molto più difficile far ridere che far piangere, e poi è difficile narrare, ma anche è assolutamente affascinante narrare la vita vera con la risata, con la comicità che può deragliare anche su binari molto tragici. Quindi consiglio ancora, per chiunque non l'abbia vista, fino al 10 giugno, quindi andate a La Dolce Vitti, non mi paga nessuno, però appunto è gratis, andateci e immergetevi anche voi nel mondo di una grandiosa attrice. Domenica, vota comunista. Ciao Dario. Ciao Davide. Com'è stata questa mostra? Molto, molto interessante, carina. Io non sono abituata a guardare in camera perché... Non guardare in camera, non, sei, camera. Non sei un'attrice del resto. Non guardo in camera. Allora inquadrerò questa bellissima maglietta. No. Ok. Vabbè, però... No, cosa penso della mostra? Mi è piaciuta perché nonostante era piccolina, cioè erano poche stanze, però racchiudeva veramente tutto il mondo della Vitti e quindi questo è molto molto carino, diciamo che le ha reso giustizia. È poi vero. C'erano anche cose interessanti riguardanti il doppiaggio, Come attrice hai trovato degli stimoli tu? Beh, le cose che hanno detto su di lei sono molto stimolanti, sì. Perché comunque, anzi, quello che mi è piaciuto tanto è che lei è riuscita a sfondare nella commedia all'italiana. Era difficile vedere una donna che riusciva nella parte comica e lei ci è riuscita e tutti quanti hanno apprezzato questa cosa qui, quindi questo mi è piaciuto molto, anche perché io sono molto drammatica ma mi piace anche la comicità, quindi è stato carino. Poi vabbè, ci sono state anche parti riguardanti i suoi film, il teatro con Gassman. È stato interessante. Anche il fatto della voce, che lei diceva che la sua voce non era apprezzata, eppure non gli è fregato niente. Perché era semplice, sincera e vedi che con la semplicità si va avanti. No, è qui lasagna, man. Come si muove, leggiadro, e ci prova con le donne, con le compagne di quelli che molesta. La Sagnamen è qui per salvarci da che cosa? Dalla pasta asciutta, da... Quale potrebbe essere il nemico della Sagnamen? La pasta asciutta, man. Andiamo a conoscere questo nuovo supereroe, i nostri denti. Direttamente dall'Abruzzo, per far conoscere a tutti. In un mondo di supereroi era giusto anche che il cibo avesse il suo esponente di Kiev. Certo. E quindi sarà pronto a battersi per la vera essenza del pomodoro, delle sfoglie. Eccolo qui, lasagna, man. Un po' sconsolato, eh? Se lo cagano in molti. What a lovely day today.